stanno sta reagendo in maniera molto positiva per condannare questo massacro al quale il popolo palestinese è sottoposto a Gaza e nel suo insieme è sottoposto da 75 anni, dove ha subito ogni tipo di dolore, di sofferenza, di persecuzione, di massacri da 75 anni. Questo ultimo massacro che da 200 giorni si sta consumando a Gaza non fa altro che dimostrare che purtroppo con Israele, con questa classe di dirigente, non è possibile fare la pace, perché se vogliono la pace avrebbero rispettato le risoluzioni delle Nazioni Unite e avrebbero anche rispettato gli accordi che hanno siglato con i palestinesi. Purtroppo i paesi europei hanno fatto poco al riguardo per mettere Israele davanti alle sue responsabilità, per obbligarla e portarla a rispettare le risoluzioni delle Nazioni Unite, gli accordi anche di Oslo, che prevedevano il ritiro israeliano dai territori occupati nel 67 e da Cisgiordania e da Gaza, dove doveva sorgere lo Stato della Palestina già dagli anni 90. Questo non è avvenuto, è responsabilità anche dell'America, delle grandi potenze e dei paesi europei, perché invece di fare come hanno fatto con la Somalia, con l'Iraq, con la Libia, subito intervento e distruzioni di paesi arabi, purtroppo non hanno fatto altrettanto con Israele. Nessuno va a fermare Israele. Bello è il cattivo tempo, e questo non è bello per i paesi occidentali. Nessuno va a attaccare Israele. Grazie a Dio solo l'Iran l'ha fatto, grazie a Dio. È una pagina triste nella nostra storia. È una vergogna. Grazie professore, è una vergogna. Una domanda, poi c'è anche il professor Claudio Moffa che farà una domanda, le farà una domanda. Le voglio chiedere questo: che cosa, come si comportano in Italia, a Roma, dove lei vive, la comunità, verso la vostra comunità, come ci si comporta? Come si comportano gli italiani? Come si comporta la gente comune? Ho ripetuto che ho detto che il popolo italiano sta reagendo in maniera veramente umana, il minimo che posso dire, perché ogni coscienza umana pulita non può condividere né accettare né concepire il massacro contro ospedali, contro bambini, contro donne, contro anziani del popolo palestinese. Siamo arrivati a più di 100.000 fra feriti e fra vittime. Pazzesco. La maggior parte sono bambini, sono donne, sono anziani. E quando noi nei paesi musulmani, nonostante tutto quello che sta succedendo in Palestina e a Gaza, anche in Cisgiordania continuano i massacri, sì, certo. Nonostante tutto questo non sentiamo neanche di un solo caso contro qualunque ebreo che vive nei paesi musulmani. E noi abbiamo centinaia di migliaia di ebrei che vivono nei paesi musulmani, certo. In Marocco, in Tunisia, in Iran e dappertutto. Ma noi continueremo a comportarci secondo i valori della nostra fede, della nostra convivenza pacifica. E voglio anche dire una cosa: ci sono molti ebrei, più di 4.000 quasi, che vivono in Israele, rifiutano il passaporto israeliano dicendo: noi siamo palestinesi, abbiamo convissuto continuamente con i palestinesi, cristiani e musulmani, in pace. E dicono: noi mandavamo i nostri figli alle famiglie palestinesi per guardarli nelle nostre feste e ci scambiavamo anche il cibo che noi cuciniamo. Questa è la vita che noi amiamo i palestinesi, che vogliamo tornare a vivere in Palestina. E profughi palestinesi che non dobbiamo dimenticare che più del 60%
degli abitanti di Gaza vivono nei campi di profughi palestinesi, di palestinesi che sono stati cacciati via nel 48, dove sono stati distrutti più di 550 villaggi palestinesi al momento della creazione dello Stato di Israele. Prima della creazione dello Stato di Israele si viveva sempre in pace, anche se gli ebrei erano il 5% della popolazione, ma avevano la loro libertà, la loro dignità e c'era un rispetto reciproco e rapporti umani. Perché noi sappiamo distinguere, anche adesso, nonostante tutto quello che sta accadendo, sappiamo distinguere fra ciò ebraismo e ciò ebraismo sionista. Bravo. E ciò che è Israele. Israele è uno stato politico che può fare delle cose per i suoi cittadini belli, ma può anche compiere massacri come quello che genocidi, sta avvenendo a Gaza. Un vero e proprio olocausto. Dobbiamo distinguere l'ebraismo come cultura, come tradizione, come civiltà e come dimensione religiosa dall'ebraismo che cerca di strumentalizzare la religione ai fini politici. Il sionismo, in una razza, perché loro vogliono dire che l'ebraismo è una, i sionisti dicono, è un popolo eletto da Dio, e tutti gli altri popoli come se fossero di seconda categoria. Anzi, infatti non sono considerati neanche esseri umani. Abbiamo sentito anche le dichiarazioni di molti ministri israeliani che dicono: noi non combattiamo contro esseri umani, contro animali palestinesi. Pazzesco. Questo è un razzismo che tutto il mondo deve combattere. Ognuno la può pensare come vuole, ma ci sono dei limiti, perché noi dobbiamo essere tutti consapevoli che viviamo come famiglia umana, apparteniamo a una sola razza, non ci sono, c'è una razza umana, bravo, superiore o inferiore. Certo. Tutti abbiamo, dal momento dell'esistenza della creazione, abbiamo la dignità uguale fra tutti gli esseri umani. Quello che ci distingue, rende alcuni migliori di altri, è la qualità del comportamento dell'essere umano. Noi abbiamo, e come lo scrive anche Biden, che era ministro degli esteri israeliano, che diceva: noi, se non ci fossero stati i musulmani, gli arabi, saremmo stati sterminati per la persecuzione che hanno subito nei paesi occidentali. Non solo questo, anche Einstein, quando è stato invitato per essere il primo presidente di Israele, andò lì nel 48, a cavallo del 47-48, e ha partecipato alle riunioni delle organizzazioni sioniste e hanno detto: vogliamo che tu diventi il presidente israeliano, il primo presidente, perché gli avevano detto che questa è una terra senza popolo. E lui ha girato la Palestina, ha girato le città, è tornato da loro dicendo: non è vero che questa è una terra senza popolo, questa è una terra che ha un popolo pieno di dignità, di consapevolezza, di civiltà. Esatto. Questo che ha detto Einstein, ai capi del sionismo. E ha detto: anche se riuscirete a cacciare via il popolo palestinese dalla sua terra, ma lui tornerà a pretendere la propria terra. È quello che sta accadendo. Noi non vogliamo altro che poter vivere in pace sulla nostra terra. Questo è un diritto nostro sacrosanto, sacrosanto diritto di ogni essere umano. Quando c'è stata la necessità, noi abbiamo accolto nei nostri paesi, durante la Seconda Guerra Mondiale, ma anche prima della Seconda Guerra Mondiale, abbiamo accolto gli ebrei, ma anche gli occidentali che scappavano dalla guerra. Li abbiamo accolti nei paesi nostri. Certo. Tanto è vero che anche in Spagna, quando i musulmani e gli arabi furono sconfitti, la cristianità ha ripreso l'Andalusia. Cosa è successo? Il cardinale ha detto:
Il cardinale ha detto, dobbiamo, o gli ebrei che sono rimasti o i musulmani dovevano convertirsi al cristianesimo. E quelli che non si convertivano venivano uccisi. Noi abbiamo mandato le nostre navi per portare via gli ebrei nei paesi nostri, per salvarli. E molti ebrei onesti hanno riconosciuto questo, perché oggi decine di migliaia di ebrei che vivono in Marocco sono stati portati via dall'Andalusia per avere salva la vita su navi che l'impero ottomano aveva mandato. Pronto? Sì, sì. La sentiamo, professore, siamo con tutti voi. Viva la Palestina libera. Faranno due domande. Una il dottor D'Amato e uno, se vuole, anche il professor Moffa. Adesso il dottor D'Amato le farà una domanda. Buongiorno. Prima di tutto vorrei salutare tutti quanti voi, purtroppo non vi vedo. Grazie professore, grazie a lei e viva la Palestina libera, viva, siamo tutti con la Palestina. Siamo tutti solidali con la Palestina e per le sofferenze. La nostra umanità deve combattere per il male, ovunque esso si trovi. E noi oggi non combattiamo una battaglia per la Palestina, ma combattiamo una battaglia per dare consapevolezza a tutta la nostra umanità che bisogna cambiare pagina. Non si può fare che il mondo possa essere condizionato dall'America o dalla politica dei paesi governati da un governo occulto che bravo. Tira le file di ogni situazione nel mondo, dove le risorse naturali in Africa e nei nostri paesi vengono portate via, lasciando le popolazioni nella fame e nel bisogno. Infatti Biden ha finanziato Israele, una vergogna. Biden ha finanziato Israele, una vergogna tutta americana. Va bene, ma non solo adesso, ma questo sempre. Quando è nato Israele, prima della nascita di Israele. Certo. Questo che è avvenuto. Oggi abbiamo un governo occulto che vuole determinare anche chi diventare presidente o primo ministro o ministro degli esteri o capo della sicurezza in vari paesi europei, in vari paesi del mondo. Noi dobbiamo essere cittadini consapevoli, non dobbiamo essere cittadini ignoranti, passivi, o succubi. Dobbiamo informarci, perché essere cittadino consapevole, colto, è fondamentale. Le dittature giocano sull'ignoranza, chiaro. Giocano sulla disperazione delle persone. E noi dobbiamo, uniti in tutto il mondo, avere dei valori della consapevolezza che ogni essere umano ha il diritto alla dignità, ha il diritto ad aver rispettato il diritto alla vita, il diritto al lavoro, il diritto alla solidarietà umana. Quello che state facendo voi non è una elemosina che fate ai palestinesi, è una consapevolezza per migliorare anche la vostra vita nei vostri paesi, in tutti i paesi occidentali. Tutti in America stanno aggredendo i ragazzi delle università perché protestano contro Israele e inventano a dire che antisemitismo, anti non so che cosa. Noi stessi siamo semiti, come possiamo essere contro noi stessi? Esatto. Non è vero, e grazie a Dio che ci sono tanti ebrei come Moni Ovadia, come tanti altri uomini liberi che dicono il loro punto di vista senza paura di essere aggrediti, perché c'è anche questo rischio, oppure di essere condannati inventando qualunque situazione che li possa far passare una vita veramente angoziata fra i tribunali vari o altro. Noi siamo per la dignità umana e per la libertà umana e non abbiamo la paura di dire la verità. La verità, noi non vogliamo essere
sottomessi a nessuno. Prego. Grazie. Grazie, professor, grazie. Un abbraccio a voi e a tutti i palestinesi. È possibile di cuore creare uno Stato palestinese con capitale Gerusalemme Est? E che gli ebrei, i persiani e gli arabi palestinesi vanno d'accordo in armonia, cioè due popoli e due stati. È possibile, potrebbe ripetere gentilmente la domanda? Che non sì, è possibile realizzare due stati, cioè due popoli e due stati? Sì, due popoli e due stati e uno stato palestinese con capitale Gerusalemme Est, e che poi Israele abbia anche buoni rapporti con i persiani. Cioè creare un clima di pace e di armonia e non di conflittualità, cioè unire le intelligenze per il bene dell'umanità e non solo conflittualità. Lasci stare intelligenze o meno, queste sono delle cose che hanno inventato. Noi, ogni essere umano deve avere il diritto di vivere dove è nato, nella sua patria, che sia stupido o intelligente, questo è un altro discorso. Noi abbiamo rinunciato al 78% della nostra terra riconoscendo Israele. Israele doveva riconoscere lo Stato della Palestina e l'America giorni fa ha messo il veto al Consiglio di Sicurezza, perché tutti i paesi volevano il riconoscimento dello Stato della Palestina a pari dignità con Israele. Certo. Chiedete gentilmente all'America perché ha fatto questo. L'America sappiamo è diventato l'impero veramente che sta governando il mondo con il male. Il grande Satana è il grande Satana, l'America, no? Il piccolo Satana è Israele. Mi scusate, finisco per favore. Prego. E noi dobbiamo aprire gli occhi e i cuori delle persone per dire: noi dobbiamo avere una sola umanità che proviene da Adamo e da Eva. Ogni essere umano deve avere la sua dignità e la sua libertà protetta dalle leggi dei vari paesi. E noi adesso stiamo vivendo anche in Italia l'anniversario del 25 aprile, certo, che ha combattuto e che ha attraversato una fase socio-politico e economica nei paesi occidentali. Abbiamo una Costituzione che riconosce il diritto alla dignità, alla libertà, al lavoro, alla parola, eccetera. Questo perché non si chiede ai politici, anche europei, e prima di tutto quelli italiani, perché fornite armi che oggi vengono lanciati contro la popolazione civile a Gaza e uccide bambini, donne o altro? Vai a prendertela se vuoi con il guerriero, ma non con i civili. Giusto. Hanno distrutto ospedali, hanno distrutto moschee, hanno distrutto chiese, e questo l'umanità hanno amputato bambini. Ma i politici occidentali purtroppo e di vari paesi del mondo fanno finta di non vedere. Se oggi centinaia e centinaia di ebrei hanno invaso la moschea di Gerusalemme, se noi avessimo fatto questo verso una sinagoga, cosa avrebbe detto il mondo? Cosa avrebbe detto? Ci sarebbe scaglionato contro di noi. Pazzesco. E questa non è un'azione corretta dai politici occidentali, cioè, nel loro insieme, in primo luogo l'America. Non bisogna fornire armi, esatto, a Israele, esatto, per distruggere il popolo palestinese. Noi abbiamo il diritto alla nostra terra. Noi abbiamo fatto anche gli accordi di pace, come dicevo, di Abramo. Abbiamo riconosciuto Israele, ma Israele non ha mai riconosciuto il diritto dei palestinesi ad avere la loro terra, ad avere Gerusalemme Est, dove c'è la chiesa e la moschea, come capitale dello Stato della Palestina. Trump ha accettato di trasferire, anzi ha voluto trasferire l'ambasciata americana a Gerusalemme, dicendo: Gerusalemme unita deve essere la capitale dello Stato di Israele. E anche il Golan occupato nel 67
deve essere annesso a Israele. Questa era la politica della sopraffazione del dittatore, non di chi proclama diritti umani. Certo. Dove sono i diritti umani? È una falsità quello che sta facendo l'America e quello che dicono alcuni paesi, alcuni responsabili politici dei paesi occidentali. Noi vogliamo la pace, è il nostro sogno di poter vivere in pace nelle nostre case, sulla nostra terra, insieme agli ebrei come vivevamo prima della nascita dello Stato di Israele, senza distinzione alcuna. Anche in Iran ci sono due rappresentanti nel Parlamento iraniano della comunità ebraica e vivono in pace, con dignità, con i loro centri sportivi, i loro, luoghi di preghiera, sinagoghe. Lo vivono anche in Libano, lo vivono anche in Tunisia, lo vivono anche in Marocco. Perché noi palestinesi non possiamo andare a pregare in pace nella nostra moschea a Gerusalemme? E sapete anche di più che una scrittrice ebrea, archeologa, ha visitato, ha lavorato sotto la moschea di Gerusalemme, sotto la moschea, e ha scritto un libro dicendo: non abbiamo trovato neanche un sasso che dimostri che sotto questa moschea c'era un tempio ebraico. Sai che fine ha fatto? L'hanno uscita questa signora ebrea. Questa il nome. Così faccio la Siete voi il popolo. Questa scrittrice. Il nome volevo sapere. Non mi ricordo il nome, se vuole glielo mando però. Va bene. Interessante. Su WhatsApp. Pazzesco. Sì. Questo mondo che noi tutti dobbiamo cambiare, non accettando la sopraffazione fatta con i soldi, come i giornalisti oggi, quasi tutti venduti perché non possono lavorare oggi, c'è poco lavoro. Il giornalista, se non si piega alla volontà di coloro che hanno in mano l'informazione, non viene assunto e viene cacciato via. Basta dire una parola pro-Palestina o condanna per Israele che viene stromesso dal proprio lavoro. Purtroppo questa è la realtà nella quale si vive. Noi senza violenza vogliamo fare con la pace, con la parola, la forza della verità e della parola, dobbiamo combattere senza violenza, non con le armi, ma con l'arma della verità. C'è un attimo il professor Moffa. Umana e fraternità umana. Dobbiamo crederci in questo. L'umanità, tutti i fratelli su questa terra, il vostro aiuto al popolo palestinese nasce dalla vostra intima convinzione che nel cuore di ogni essere umano che noi siamo tutti fratelli, perché quando usciamo da dove noi siamo, quando usciamo troviamo una persona caduta, sdraiata sul marciapiede, anche se un cane o un gatto, andiamo a soccorrerlo senza chiedere se sei ebreo, sei musulmano, sei cristiano, sei ateo, o sei americano, o sei palestinese, o sei israeliano. E questa è l'umanità che noi dobbiamo tutti insieme costruire. Questo continua manifestazione in tutto il mondo che condannino Israele per quello che sta facendo è una cosa che sveglia la coscienza degli esseri umani. Dobbiamo avere sempre più informazione giusta e più cultura. Non dobbiamo odiarci gli uni degli altri. Faremo altri dobbiamo rispettare gli uni gli altri si chiama, e dobbiamo possibilmente anche amare gli uni gli altri. Allora avremo un mondo migliore. Non si può avere un mondo migliore su una qualità di uomo peggiore. Se c'è qualche altra domanda. Allora io volevo dire solo questo. Sì. Che allora stiamo in chiusura, faremo altri eventi, la inviteremo per altri eventi in altre realtà abruzzesi, e faremo altri eventi
per la pace in Palestina. In Palestina. Faremo anche un altro convegno sull'Iran, sulla la situazione in Iran. Bravo. E la inviteremo anche come esponente della comunità palestinese. Il professore, ripeto, il professor. Professor Ashur. Potremmo anche intervenire, magari lo inviteremo anche di persona se vorrà venire qui in Abruzzo, ovviamente ci accorderemo per questo. Io la ringrazio, molto piacere, e molto piacere, io ringrazio voi per tutto quello che fate e continuate a farlo con serenità, con senza odio verso nessuno, ma odio verso il male. Solo questo che vi chiedo. E veramente di distribuire libri per informare la popolazione, perché Israele attraverso i mezzi di comunicazione vuole dare l'impressione che non è possibile convivere con i palestinesi, non è possibile convivere con gli arabi, non è possibile convivere con i musulmani, perché non accettano il diverso. Noi abbiamo milioni di cristiani, di ebrei che vivono nei paesi nostri. Solo l'Egitto, se l'Islam non accettava il diverso, non avremmo trovato da più di 1400 anni ancora 9 milioni più di cristiani che vivono in Egitto. Dobbiamo solo avere informazione e dire la verità. Verità. La nostra dignità, la verità. Nel dire la verità. Vi ringrazio con tutto l'affetto, con tutto. Grazie a lei, professor Shur. Spero di incontrarvi di persona prestissimo. Spero presto. Grazie. Viva la Palestina, grazie a lei. Un abbraccio grande da Salvatore Marino e da tutti noi. Un altro evento a Teramo, oppure a Pescara recentemente, proprio parlando per questo pro Palestina. Grazie e vi auguro una buona serata. Anche a voi, caro. Salam aleikum. Salam aleikum. Professor Ashur, un abbraccio a tutta la Palestina e tutti i palestinesi. Nelle vostre famiglie, grazie. E nei vostri cuori. Grazie. Allora, un abbraccio. Grazie. Grazie a voi.